Guardi, seconda domanda. Quando è che l'asfalto è più scivoloso? Qui ci sono tre risposte, nessuna delle quali è esatta. La risposta esatta è quando è ricoperto da uno strato di liquido tale da ridurre il coefficiente di attrito tra asfalto e pneumatici quasi a zero, ma non sufficiente a dare una nuova forza di attrito. Ecco il foglio rosa, ora vattene. Ma non ho finito. Ho molte ulteriori perplessità su queste domande. Devo scavalcare il bancone? No. Basta. E qui per parlarvi del Dipartimento di Fisica Teorica il dottor Sheldon Cooper. Dottor Cooper, scortatelo. Con permesso. Sheldon, andiamo, eravamo d'accordo. È una perdita di tempo, tanto vale spiegare le leggi della termodinamica a un branco di labradoodle. Ti avverto che se non lo fai, dopo non ti porto al negozio di fumetti. Salve. Gran bel lavoro col laser, comunque. Osservando i vostri freschi volti giovanili, mi torna in mente quando anch'io stavo decidendo del mio futuro accademico in qualità di semplice specializzando. Ed ero già infinitamente più avanti di voi, nonostante dovessi andare a letto alle 21. Ora, potranno esserci una o due persone in questa stanza che hanno quel che serve per avere successo nel campo della fisica teorica, sebbene più plausibilmente passerete la vita ad insegnare alle elementari come costruire vulcani con lava di bicarbonato di sodio. Oh, grande Giove. Per farla breve, chiunque vi abbia detto che un giorno sarete in grado di dare un contributo significativo alla fisica vi ha giocato un brutto scherzo, uno scherzo davvero crudele. Qualche domanda? Ovviamente no. Io piango per il futuro della scienza. Adesso, se volete scusarmi, è uscito il nuovo numero di Batman. Andiamo, Leonard. Ora il laser non sembra più tanto male. Ragazzi. Ciao, Leslie. Ciao. Ehi, demente, ho sentito che hai fatto vomitare un neolaureato ieri. La verità può essere due dita nella gola di chi non è pronto ad ascoltarla. Perché dovrei curarmi delle menti di second'ordine? Perché quelle di primo ordine ti chiamano demente. Ah sì, beh, tu sei una persona cattiva. Mi scusi, dottor Cooper. Sono Ramona Novitsky. Ero nel pubblico ieri. Lei è semplicemente brillante. Sì, è l'opinione più diffusa. Ah, ora sto per vomitare io. Dottor Cooper, ho letto tutte le sue pubblicazioni. Mi ha colpito quella sull'unificazione massiva e mi chiedevo come ha stabilito che le reti di stringhe tridimensionali forniscano una visione unificata dei fermioni e dei bosoni di Gauge. Incredibile, un labradoodle intelligente. Come potrò mai ripagarti? Beh, non so, magari potrebbe chiamarlo teorema di Cooper-Novitsky. Chi è Novitsky? Sono io, Novitsky. Oh, vuoi condividerne il merito? Vattene fuori di qui! Oh, ehi, ciao! Crepa! Hanno toccato la mia lavagna! Hai detto in giro che sono uno scienziato spaziale? Beh, sì. Miss, io sono un fisico teorico. E che differenza c'è? Che differenza c'è? Penny, io ho un quoziente intellettivo di 187 e non credi che se ci fosse stato modo per consumare una zuppa a casa mia ci avrei già pensato? Potevi ordinarla a domicilio. Per piegarmi come una proteina artificiale nel suo spazio conformazionale. Come un trittico rinascimentale. Come un asse da stiro. Oh. Avevo chiesto tacchino e roast beef con insalata e groviera su pane integrale. Invece com'è? Tacchino e roast beef con groviera e insalata su pane integrale. Il cane. Coira. Il tetto. Cato. Acini d'uva. Raipalì. Un attimo. Sisan! Che hai detto? Vuol dire avanti. Per installare il nuovo sistema operativo ci vuole un'eternità, così intanto ho disinfettato la cucina e il bagno e adesso ho iniziato a studiare il finlandese. Joji karekar. In hindi significa se ti diverti tu. A
Ah, senti, oggi ho ricevuto un SMS da Abby. Dice che lei e Martha vogliono uscire con noi un'altra volta. Che ne dici? Non dico niente. Mi limito a esibire un'espressione per sottolineare che devi essere impazzito. Credevo ti fossi divertito anche tu. È assolutamente vero, mi sono divertito e adesso mi voglio dedicare ad altre esperienze. Mi spiego, ho imparato il finlandese e non inizierò a studiarlo di nuovo. Ti supplico, non fare così. Sono un povero ragazzo indiano, molto lontano da casa e voglio una fidanzata e vorrei che fosse Abby. Ma lei verrà qui soltanto insieme alla sua amica Martha. Raji, francamente ho forti dubbi che tu possa addurre argomentazioni, impiegare minacce o strategie retoriche, appelli strazianti, invocazioni, suppliche o anche... ecco, vetomus di qualsivoglia genere che potrebbero convincermi a cambiare idea. Sono le mie mani dell'incredibile Hulk autografate da Stan Lee. Oh mio Dio. Neanche te lo immagini da quanto le desideravo. Vuol dire che posso invitare le ragazze? Hulk accetta secondo appuntamento con deboli umani! Con le ragazze però le mani non le indosso. Hulk triste!